Buongiorno, siamo qui a Termoli Nord. Oggi è una giornata importante per il salvamento a mare e siamo con Roberto Micco, rappresentante della Compagnia del Mare, che ci illustra le attività che sono state svolte stamattina qui sul lungomare di Termoli Nord. Prego. Buongiorno, oggi è una giornata importantissima riguardo alla prevenzione in mare. Abbiamo fatto tre simulazioni di salvataggio, una con il Baywatch, un'altra col pattino e un'altra con i cani, grazie alla collaborazione di un'associazione di volontariato dei SINS. Per questo evento devo ringraziare principalmente il comune che ci ha dato la possibilità appunto di organizzare questo evento. Volevo ringraziare la Guardia Costiera che è intervenuta, così come il 118, ma soprattutto i volontari della Misericordia con cui abbiamo collaborato già nei giorni precedenti per far sì che questa giornata, ecco, venisse in modo esemplare. Abbiamo spiegato quanto è bello stare al mare, quanto è bello farsi i bagni, ma abbiamo spiegato soprattutto l'importanza della prevenzione al mare. Una delle cose fondamentali quando un bagnante arriva al mare è controllare il colore della bandiera. Se è rossa, ecco, se è rossa sappiamo bene che ci sono ecco, delle pericolosità che bisogna rispettare. Una cosa fondamentale è l'educazione, la prevenzione e il rispetto. Soprattutto io sottolineo sempre il rispetto per i bagnini, che hanno un ruolo fondamentale. Non ci dimentichiamo che sono ragazzi che vanno da una fascia età dai 16 anni in poi, e stanno giornate intere, ore sotto al sole, appunto per salvaguardare il bagnante. Come ultima cosa voglio ringraziare veramente di cuore il presidente della Lifeguard, Cristian Di Santo, che come ogni anno ci dà la possibilità e non ci fa mancare nulla, in modo tale che il nostro servizio sia eseguito in maniera ottimale. Ok, grazie.